Siamo in compagnia del post partita di mister Michele Sacco, la Juve Stabia. Vince 1-0 i suoi, ancora più in testa alla classifica. Ciao mister. Ciao, buonasera e salve a tutti. Oh mister, bisognava dare continuità alla vittoria importante contro la Paganese. È arrivata la vittoria, lo scugnizzo ancora dalla bandierina. Sì, dai, bisognava dare continuità, sapevamo che era una partita dura, loro ben messi fisicamente, ma a volte la distanza di punti tra noi e loro io la deduco semplicemente: siamo noi la Paganese, forse che stiamo andando troppo veloce, perché se calcoliamo che la San Benedettese stava solamente a 4 punti dalla terza, quindi significa che qualche valore ha, non è, i punti non sono veritieri. Ripeto, forse siamo noi la Paganese che andiamo troppo veloce e quindi sembra troppo distacco, ma non è così. Sì, vabbè, Mariano ce l'ha queste giocate. Secondo in stagione, così? Secondo in stagione, ovviamente questa è una cosa che noi prepariamo tantissimo in settimana, a calcia così forte in porta, però ovviamente quando hai gente come lui te lo puoi permettere di provarsi situazioni. Io gli dico sempre di calcia in porta, lui calcia in porta, complimenti a lui, complimenti veramente. Mister, me la togli una curiosità, perché io non l'ho premiato tra i migliori in campo solo perché facciamo due interviste nel post partita, ma ha giocato una partita sontuosa anche Giacomo Pulcino. In pratica gioca ovunque, gioca a centrocampo, gioca anche centrale difensivo. Allora, forse in pochi lo sanno, io per me, per quanto mi riguarda, Giacomo lo vedo in un futuro come difensore centrale, legge la giocata avversaria molto prima, ha piedi buoni, è molto intelligente anche tatticamente, quindi non ho avuto problemi, non è stato un esperimento, perché in allenamento comunque lo faccio giocare spesso in quel ruolo, l'ho abbassato e ha giocato, ma ha fatto una partita bene bene bene. Anche lui veniva da due panchine consecutive, forse si è sentito un attimino bruciare, e oggi ha dato il massimo, complimento a lui in tutti e tre i ruoli che ha giocato. Mister, adesso si va in trasferta, bisogna continuare questa stagione, concentrazione sempre massima. Ma io dico che le vittorie porteranno ad altre vittorie, quindi ecco qua, anche se oggi abbiamo un buon margine sulla terza per andare a fare i playoff, io dico che dobbiamo sempre cercare di andare in campo per vincere e per migliorarci. In questi ultimi tempi sto facendo un attimino dei cambi, sto facendo un attimino respirare, forse qualcuno che ha tirato troppo la corda fino adesso e deve riposare. Mi sceglie, è un unico risultato, si va per vincere, anche perché io credo che dietro non tengono il passo. Andando a Bisceglie andiamo a vincere, a 6 giornate dalla fine secondo me abbiamo portato a casa una bella fetta di torte per i playoff. Grazie mister. Grazie a voi e buona serata. Da anni la nostra famiglia pone attenzione e cura in ogni gesto. Ingredienti di prima scelta, esperienza e fantasia, ma soprattutto passione. Pizzeria Dadino a Castellammare di Stabia, dove la pizza sposa una tradizione che dura da generazioni. Un gusto di ottima qualità, pizza, frittura, primi piatti, aperti anche a pranzo. Basta provarlo! Pizzeria Dadino, via Giuseppe Cosenza, 263. Si effettua anche consegne a domicilio. Telefono 081 185 86067 oppure 333 3213 647. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Flyline Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene.
Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli.